L'osteosarcoma, che è un tumore osseo maligno che si manifesta principalmente nei bambini in tenera età, nella prima e nella seconda decade di vita, e poi può manifestarsi anche dopo i 60 anni, c'è cioè una fascia d'età del 20%. Si manifesta all'improvviso con un livido che non passa, con un dolore acuto, per lo più notturno, che aumenta e diventa prima intermittente e poi diventa persistente. Il processo neoplastico porta alla distruzione del normale tessuto osseo e in alcuni casi può indebolire questo tumore, la struttura dell'osso, al punto di provocare fratture patologiche che sono considerate fratture spontanee, senza una caduta pregressa, senza qualcosa che possa causare la frattura. Non c'è la zoologia sconosciuta, è chiamato sarcoma osteogenico ed è il tumore dell'osso primitivo che si sviluppa a partire proprio dal tessuto osseo stesso, che non va confuso con le metastasi ossee. Fondamentale invece che di fronte a qualcosa di sconosciuto, invece di perdere tempo indispensabile e migrare da un punto all'altro, fare una radiografia. Una radiografia con l'esame e il referto del radiologo, il quale manifesta la diagnosi certa che non è che è una neoplasia e che non è una frattura o qualcosa di diverso. La cosa fondamentale è che l'intervento immediato dopo la radiografia è rivolgersi al centro AIVS, dove un'equipe multidisciplinare prende in carico il piccolo paziente e un'equipe di psichiatri si occupa della famiglia. Sono Giancarlo Giannini. L'AISOS è un'associazione di medici, ricercatori che curano una gravissima malattia. L'osteosarcoma è una malattia che prende i bambini, che prende le ossa. Con le ricerche che stanno facendo questi medici volontari, si spera di poter arrivare ad una ricerca conclusiva che guarisca tutti i bambini. Mandiamo 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45581. Perché serve a far crescere queste piccole margherite bene nella vita.